Ciao Marino, allora era qualche giorno che non ci riusciamo a vedere un po', eh? Sai che abbiamo intervistato il presidente Carlo Alberto Tesserini sulla scorta di quello che dice Carlo Alberto, così, ma senza, cioè, non è che vogliamo fare botta e risposta, vogliamo, se hai qualcosa da dire, insomma. Ah, io ho seguito attentamente l'intervista al presidente Tesserini e devo dire che la novità che emerge dall'intervista è che anche lui è d'accordo nel fare chiarezza su questa questione. Credo che l'audizione in settima commissione ambiente della Regione Veneto abbia anche a lui aperto gli occhi sulla questione che evidentemente le difficoltà che noi segnaliamo da 7 anni corrispondono al vero, perché questo è accaduto. Nell'intervista al Presidente Tesserin non è emerso un fatto fondamentale. Alla domanda di Moreno Teso al Professor Adami se esistono i documenti dei quali noi ci lamentiamo da 7 anni, praticamente dopo 5-6 secondi di suspense, il professor Adami ha ammesso che questi documenti, che sono previsti per legge, non ci sono. E non ci sono Cioè perché il conteggio dei danni che quando si fa non un'opera. sono, no, non è il conteggio dei danni, è il documento di analisi dei costi-benefici che è previsto dalla normativa quando si fa un'opera pubblica a maggior ragione di queste dimensioni. Questa questione è oggi chiara e definita. Il documento analisi costi-benefici in fase progettuale non c'è. Attraverso quel documento si stabilisce se un'opera è conveniente o meno di fare. Noi ribadiamo che non vogliamo chiudere le nostre aziende, non vogliamo nessun indennizzo, vogliamo il ponte nel posto giusto e lo sbarramento nel posto giusto. Continuiamo a dire che spostare lo sbarramento per il quale arrivano 12 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente di 1 chilometro ai fini del beneficio per l'agricoltura non cambia sostanzialmente nulla. Ci saranno circa 1500-2000 ettari Di di meno di spostarli a terreno. monte o a Di valle? spostarlo a monte lo sbarramento, possibilmente di fare uno sbarramento. Noi chiediamo di fare uno sbarramento in gomma perché lo sbarramento in gomma non determina dal punto di vista ambientale e paesaggistico nessun impatto sul fiume. Quando lo sbarramento in gomma non è utilizzato, si sgonfia e va ad adagiarsi sul fondo del fiume. E noi chiediamo di avere il ponte che costa meno fatto nel posto dove serve, e cioè a circa 700 metri dalle spiagge. Nel punto dove il fiume è più stretto. Io ringrazio il Presidente Tesserin di questa disponibilità. Adesso questa disponibilità noi chiediamo che arrivi in termini concreti, quindi con un atto amministrativo, a fare chiarezza nei tavoli del Consiglio regionale. Per quello che riguarda la questione sottesa come dire, dichiarazione da parte mia che non era presente l'assessore Chisso, io non ho mai rilasciato dichiarazioni del genere né in pubblico né in privato. Sapevo benissimo che l'assessore non era previsto ci fosse, perché questa è una commissione ambiente, l'assessore è un assessore tra l'altro mobilità, trasporti e infrastrutture. L'intervento sul passaggio sull'assessore l'avevo fatto io, mi era sembrato di capire, quindi se non vorrei aver messo in bocca parole, quindi In è effetti, stata una cosa che mi sembrava aver capito durante non vorrei generare questioni e non è un fatto polemico, è solo una chiarezza che deve essere fatta. Io non mi sono mai lagnato della mancanza di Chisso all'interno della commissione perché sapevo benissimo che non ne faceva parte. Quindi, siccome è stata usata una parola No, furbo, io ritengo di essere una persona invece ma corretta. forse qua, appunto, per chiarire, forse tra la responsabilità mia, ma in Ma buona fede, ci passiamo perché sopra sono senza passato problemi. qua, no? Mi ha detto guarda che manca, allora io onestamente ho detto, ma strano che sia mancato l'assessore, quindi è stata una cosa che dopo io ho riportato durante l'intervista, in maniera così, forse, se fossi stato più preciso, magari ti chiamavo, ti dicevo, senti, ma sta cosa è, tu se mi rispondi così, quindi in questo Ci caso... mettiamo una pietra sopra, io È non stata voglio una cosa fare in buona fede da parte del sottoscritto. specifico questo fatto perché la parola furbo, ripeto, non mi appartiene, io non faccio parte della categoria dei furbi e non ne farò parte mai in vita mia. Ribadisco, le cose, come stanno andando in una, via di chiarezza, è quello che chiediamo anche noi. Una volta fatta chiarezza, la pubblica amministrazione decide in libertà.
però lo deve fare a fronte di analisi che mancano, che è venuto fuori in commissione che mancano. Il fatto che queste analisi non ci siano è un fatto gravissimo, perché per 6 anni noi l'abbiamo detto a tutti, politica in primis, e nessuno ci ha dato ascolto. Riteniamo che questa questione sia una questione fondante e che dia la possibilità di decidere in libertà per ciascuno. Grazie. Grazie Marino.